Quadretto familiare per Federico Del Grosso con un Giulianova che avanza ancora attraverso i calci di rigore, con merito peraltro. Sì, quest'anno mia figlia è venuta per la prima volta e ha portato fortuna. A parte gli scherzi, è stata una bella partita, una partita molto, molto dura contro una squadra molto organizzata, però anche oggi siamo riusciti nell'arco dei 90 minuti a fare delle cose molto, molto buone, abbiamo fatto degli errori dove miglioreremo. Sembra un Giulianova già in clima campionato, si parte da Agnone che, se è possibile dirlo, alla prima giornata è uno sconto diretto, comunque una pari grado, la squadra che lotterà per la salvezza come voi. Sì, sì, vabbè, Agnone è sempre una squadra molto, molto difficile affrontare, anche perché ha un campo... un campo particolare, un sintetico vecchio stampo dove i rimbalzi sono strani, quindi è tutta un'altra cosa rispetto ai nostri campi. E nonostante questo è una squadra comunque di categoria, perché è parecchi anni che sta in D, noi andiamo lì per fare la nostra partita. Andremo a testa alta contro chiunque e inizieremo finalmente questo campionato che, insomma, ritarda sempre di più e la cosa non è piacevole per nessuno. Quinto di destra quasi tutta la partita, poi quarto di sinistra per chiudere. Del Grosso corre sempre, 35 anni se non sbaglio, a non sentirli. Sì, mia prerogativa è quella di correre, quindi fin quanto il fisico tiene corro. Mi metto a disposizione della squadra, sto bene, quindi non penso ad altro. Voglio continuare a giocare, spero di dare una mano importante anche quest'anno. Senti, ma sarà possibile tra uno o due anni vedervi di nuovo insieme con la maglia del Giulianova, te e Cristiano? Io penso di sì, spero di sì. Chiaramente per me è anche una soddisfazione avere un fratello che, nonostante l'età, è ancora mercato in B. Poi deciderà lui. A me mi piacerebbe, quindi speriamo.